Ciao ragazzi, sono Mauro di 55, Winston 55 e benvenuti ad una nuova video ricetta. Oggi prepariamo insieme l'apple pie americana, che è un classico della mia infanzia. Sia ben intesi, non è perché la mangiassi in continuazione, anzi quando ero piccolo non l'ho mai mangiata, ma essendo un accanito lettore di Topolino, vedevo sempre nonna Papera che preparava per i suoi bei nipotini questa famosa apple pie e le lasciava sempre sul davanzale a raffreddare. Bene, ora che sono un po' più grandicello, non ho più 10 anni, 12 anni, posso finalmente mangiarla e apprezzarla, e proprio oggi vedremo insieme come si realizza, quindi andiamo a vedere subito gli ingredienti e dopo prepariamola insieme. Ciao! Ok ragazzi, ecco qui sul tavolo tutti gli ingredienti che ci serviranno per l'impasto della nostra apple pie. Avremo bisogno di 500 g di farina 00, 200 g di burro, 100 g di zucchero, un uovo, 100 g di acqua, un pizzico di sale e un pizzico di vanillina. Il ripieno della nostra apple pie, ça va sans dire, è a base di mele. Avremo bisogno di 1 kg di mele, 100 g di zucchero di canna, 25 g di amido di mais, il succo di un limone e cannella quanto basta. Mentre per la finitura della nostra torta avremo bisogno di burro fuso, zucchero e cannella quanto basta. Andiamo a cucinare! Iniziamo subito a fare l'impasto della nostra apple pie. È un impasto un po' strano, un po' particolare, perché è un po' come se fosse una frolla con altissima presenza di acqua. Questo impasto si realizza tranquillamente a mano, quindi infilo i guanti e mani in pasta. All'interno del mio ciotolone ho già versato la farina della ricetta. Aggiungo tutto lo zucchero, aggiungo un bel pizzico di sale, la punta di un cucchiaino di vanillina, metto anche il burro, ovviamente burro un po' ammorbidito, e metto anche l'uovo. Impastando aggiungerò gradatamente anche i 100 g di acqua prevista nella ricetta. Iniziamo ad impastare. Ho ottenuto questo panetto. A differenza delle classicissime paste frolla, questo impasto per apple pie ha bisogno di diciamo almeno 5 minuti abbondanti di lavorazione a mano, fino a farlo diventare un impasto liscio e omogeneo. Ottenuto questo panetto bello liscio e omogeneo, adesso invece ci dobbiamo comportare come una classica frolla. Quindi lo avvolgiamo in pellicola trasparente, lo mettiamo dentro un sacchetto per alimenti e lo lasciamo riposare in frigo per almeno un'ora. Il nostro impasto è a riposare in frigo. Ci riposiamo? Ma assolutamente no! Prendiamo le nostre mele e prepariamo il ripieno. Come avrete intuito, adesso bisogna pelare e affettare e tagliare tutte le nostre mele. Come tagliarle, ragazzi? Ci sono diverse filosofie. C'è chi mette la mela dentro l'apple pie molto grossa, a me sinceramente piace che la mela sia affettata sottilmente, così come vi faccio vedere in questo momento. Facciamo così con tutte le mele. Ok ragazzi, ecco qui in una bella ciotola tutte le mie mele belle tagliate e affettate. Mi raccomando, non mettetele a bagno in acqua e limone, perché sennò la mela assorbirebbe troppa acqua e per la torta, diciamo, non andrebbe bene. Quindi facciamo tutta questa operazione abbastanza velocemente. Quindi condiamole con il succo del limone spremuto, con lo zucchero di canna, con cannella più o meno, questo come sempre la cannella va secondo i vostri gusti, a me sinceramente piace, quindi un pochino abbondo. Incominciamo a mescolare. Mescolate bene le mele, adesso dobbiamo inserire l'amido, poco per volta, in maniera tale da
distribuirlo su tutto il nostro composto di mele. L'amido appunto non farà altro che assorbire l'acqua in eccesso che inevitabilmente le mele rilasceranno durante la cottura. Trascorso il riposo in frigo, come vedete la nostra pasta è bella rigida, quindi ridiamogli un po' di plasticità lavorandola a mano. Abbiamo ammorbidito un pochino l'impasto, è arrivato il momento di dividerlo in due, estenderlo con l'aiuto di un mattarello la grandezza tale da poter rivestire comodamente una tortiera da 24 cm. Stesa la pasta, in totale semplicità, la mettiamo nella nostra tortiera. Mi raccomando, fatela leggermente sbordare. Ovviamente se fosse stata una pasta frolla tradizionale, questa diciamo facilità di utilizzo sarebbe stata impensabile. Ma proprio perché questo impasto specifico per apple pie, come vedete, la riesco a lavorare senza troppi problemi. Versiamo dentro la nostra torta tutte le mele che ci siamo preparati in precedenza. A questo punto ho steso l'altra metà dell'impasto che mi era avanzato e ricopriamo la nostra apple pie. Ovviamente cerchiamo di eliminare gli eccessi di pasta e di formare un cordoncino lungo tutta la torta. Formata la torta, con la punta di un coltello pratichiamo 4 o 5 incisioni su di essa. Spennelliamo la nostra apple pie con abbondante burro fuso ed infine spolveriamola con un po' di zucchero di canna, pochino, e sempre un po' di cannella in polvere. La nostra torta è pronta per andare in forno, preriscaldato a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ecco qui servita sul vassoio la nostra buonissima apple pie. Andiamo subito a tagliare una fetta. Ok, e voilà, è una torta molto delicata, quindi era inevitabile che un pochettino si rompesse. Mi raccomando, fatela raffreddare per bene prima di servirla. Vista l'altissima presenza di mele al suo interno, l'apple pie è una torta particolarmente delicata e friabile. Se vedete la superficie della mia torta che brilla è perché l'ho lucidata con la gelatina neutra. Ovviamente questo passaggio è puramente opzionale, però voi lo sapete, mi conoscete, io amo le torte che luccicano di luce propria. Questa torta è perfetta sia per la colazione che la merenda, i vostri bambini sono sicuro che l'adoreranno. Ma visto il suo interno cremoso a base di mela, potrebbe tranquillamente essere servita a fine pasto, magari accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia, i vostri ospiti rimarranno davvero a bocca aperta. Insomma, se nonna Papera la preparava e ripreparava mille volte, aveva le sue buone ragioni, perché questa torta è davvero buona. Ok ragazzi, con la cucina che profuma di mele e cannella io vi saluto, ma non dimenticate, mettete tantissimi pollici in su se questa ricetta vi è piaciuta e condividetela in tutti i vostri social network, aiutate sia me che Antonio a far crescere 55 Winston 55. E se non siete iscritti iscrivetevi, perché abbiamo in serbo per voi tantissime ricette, una più buona dell'altra. Bene, è arrivato il momento più goloso della ricetta, ovvero io che mangio la apple pie. Ciao ragazzi, alla prossima!